studio di Milano. Il nostro numero, quello per intervenire, 02 27 30 78 28. Iniziamo a salutare gli ospiti, quelli puntuali. Max Bastoni per la Lega Nord, buon sabato, ben trovato. Buon sabato, grazie. Ringrazio e saluto Luca Gandolfi per Italia dei Valori, consigliere provinciale, buon sabato. Buon mattino a tutti. Ringrazio l'assessore Lucia Rizzi per il PDL, assessore al decentramento a Monza. Felice giornata. E aspettiamo un altro ospite, lo dico sempre per correttezza di partito, ovvero il PD Filippo Barberi. Se iniziamo la nostra rassegna stampa, partiamo dal Corriere della Sera. Ovviamente l'apertura dei principali giornali riguarda proprio la scossa, quella che si è verificata in Giappone. La scossa, poi l'onda sconvolgente in Giappone, migliaia di vittime, terrore per una centrale nucleare fuori controllo. Leggiamo anche il titolo di Repubblica: tsunami in Giappone, un'apocalisse, terremoto devastante, migliaia di morti, cancellati interi paesi, paura per le centrali nucleari, sisma senza precedenti, una lunga scossa di magnitudo 8,9, scomparso i treni e navi, terrori e lì c'è un rappresentante dell'Italia dei Valori e sono grato perché è ancora l'unico veramente che metta il segno di questa schifezza, di questo personaggio. Ebbene, ok, grazie signorina Paolo che mi ha detto, grazie tanto. Grazie a lei, buona giornata, buon sabato, grazie. Allora, Gandolfi, prego, visto che ha citato il suo partito, torniamo sulla questione politica italiana e poi continuiamo con la rassegna stampa. È una di quelle voci che si sente spesso quando si va sul territorio e si parla con i cittadini, quando si va nei mercati, e una parte ovviamente, non tutti, ce l'hanno a morte con Berlusconi. Peccato e poi hanno, che quando si vota hanno ben donde. La maggioranza vota per adesso aspettiamo, se andassimo adesso al voto potremmo avere un confronto democratico, verificare se è ancora così o se invece è cambiato qualcosa, visto quello che vi ritrovate in diretta con notizie oggi. Allora, Gandolfi, come rispondiamo al telespettatore? La domanda era giustamente in generale, sia per quanto concerne la fiducia o sfiducia nei confronti della classe politica, sia il discorso che ha fatto delle masse collegato poi all'intervento dell'altro telespettatore. Però soffermiamoci più sulla seconda parte, poi ovviamente sulla questione piano giustizia, insomma. Allora, io diciamo che sarei un pochino più moderato rispetto alla considerazione che ha espresso il cittadino a riguardo delle cosiddette masse. Diciamo così, Gandolfi, le faccio rispondere anche a questa. Prendi il telespettatore. Perfetto. E le faccio rispondere. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono Mauro da Firenze. Ben arrivato. Sempre complimenti per come conduce sovramente la trasmissione. Troppo buono. Per quanto riguarda poi la Lega, ho letto che quest'anno abbiamo fatto il record dei fallimenti. C'è una penetrazione della 'ndrangheta sul territorio, nella zona Milano-Brescia. Sembra che la 'ndrangheta sia molto attiva di loro, che come ha detto un loro fuoriuscito, a me mi sembrano dei cialtroni venduti. Grazie signorina e complimenti. Grazie, buongiorno. Dopo le faccio rispondere. Sono cialtroni venduti. No, della questione 'ndrangheta. Allora, Drangheta. Torniamo sulla questione che giustamente il telespettatore mi ha ricordato, cioè della questione banche, che il telespettatore precedente alla pubblicità ovviamente ha riportato, solo che nella pausa pubblicitaria, lo dico, ho dovuto telefonare all'ospite del PD per sapere se arrivava, ha detto che sta arrivando. Facendo però riferimento almeno il cittadino che aveva telefonato in precedenza, che per primo aveva sottolineato la questione delle banche, faceva riferimento a quello che qualche sera fa aveva detto Tremonti da Santoro sulla possibilità di nazionalizzare le banche, ma evidentemente era anche una provocazione. Io vorrei anche, visto che si è parlato di 'ndrangheta al nord, mafie al nord, infiltrazioni mafiose, soprattutto preoccupanti, visto che qui al nord, a Milano in particolare, insomma, c'è l'Expo 2015, che è un evento di proporzioni mondiali e che evidentemente è molto succulento per le infiltrazioni mafiose. Devo dire che proprio noi del gruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio Provinciale abbiamo proposto per ben 3 volte di creare una commissione antimafia provinciale. Non abbiamo
avuto alcuna risposta, cioè siamo proprio stati ignorati su questa proposta che abbiamo fatto in consiglio. Nell'ultimo consiglio la proposta è stata nuovamente ripresa, questa volta anche dai colleghi del PD. Aspettiamo che si pronunci anche la maggioranza. Credo che sia un qualcosa di utile per cercare di garantirsi sul problema infiltrazioni mafiose in vista di Expo. Pronto? Grazie, troppo buono, buona giornata anche a lei. Allora, visto che i telespettatori hanno riportato poi l'attenzione su questa notizia, leggiamo una notizia che si trova all'interno del Corriere sezione Lombardia, lo dico per correttezza. Dice: appalti affari, Milano richiama la mafia, il governatore Draghi in aumento le infiltrazioni. Don Ciotti, le cosche controllano il territorio. Le denunce per associazione a delinquere di stampo mafioso sono concentrate tra il 2004 ed il 2009 per 4/5 nelle province di Milano, Bergamo e Brescia. Questo articolo è riportato sul Corriere della Sera, la parte riguardante la Lombardia. Prego. Bene, torniamo ancora sul tema delle infiltrazioni mafiose e qui voglio dare anche una quasi notizia, nel senso nell'ultima riunione il direttivo di Milano dell'Italia dei Valori ha messo sul tavolo la proposta che i candidati alle prossime comunali dell'Italia dei Valori si presentino con il certificato che attesta di non avere carichi pendenti e quindi la fedina penale pulita. Credo che questo potrebbe essere un segnale che tutti i partiti, io non voglio fare una questione. Facciamo da vent'anni. Mi fa piacere che lo facciate da vent'anni voi della Lega. Spero che facciano altrettanto anche i colleghi del PDL. Sarebbe una notizia non da poco. Si è anche detto, scusate, io non posso non replicare alla affermazione che è stata fatta dai colleghi avversari, evidentemente, sul fatto. Colleghi, avversari. Avversari politici, chiaramente, che hanno sostenuto che il centrosinistra sa fare solo anti-berlusconismo e non ha programma. Bene, io faccio notare che pur essendo all'opposizione del governo, l'opposizione fa anche delle proposte. Io ho proprio qui un disegno di legge che è stato presentato dalla senatrice Carlino e da molte altre deputate e deputati, senatori e senatrici, sulla materia di contrasto alla discriminazione della donna nella pubblicità e nei media. Peraltro la senatrice con altre... questo può sembrare poco al collega leghista, ma questo è una materia su cui in Italia non esiste una legislazione. Ci sarà un incontro col ministro la prossima settimana, quindi se si vuole discutere di contenuti ce n'è l'opportunità. Sentiamo il telespettatore, pronto? Perché le porto centinaia di queste cose. Pronto, buongiorno. Con chi parlo? Prego, Gandolfi. Ecco, appunto una piccola replica al cittadino che dice che la leggina la poteva fare anche un liceale. Sarà come dice lui, però non ci aveva pensato nessuno a farla fino ad oggi in Italia. Quindi è una proposta per far capire che l'opposizione era una delle tante, voglio dire, io ne ho portata una perché ieri sera sono stato a un convegno dove si parlava proprio di questo argomento, quindi ce l'avevo sotto mano. E per questo era un esempio, come potevano essere altri mille esempi. Spettacoli carissimi, ha assolutamente ragioni, come è carissima la benzina. Vogliamo parlare anche di benzina e di quanto è più cara rispetto ad altri paesi nel mondo, perché sulla benzina in Italia ci sono una percentuale altissima di tasse, di accise che erano state messe temporaneamente per rispondere alle varie emergenze, terremoti, eccetera, e non sono mai state tolte. Allora, un governo che ha sempre sostenuto il taglio delle tasse, che incomincia a tagliare queste accise che ci sono sulla benzina. Pronto? Salve, buona giornata, buon sabato. Allora, torniamo sulla telefonata del telespettatore che porta la questione sul problema della disoccupazione. Ricordiamo appunto, i dati sono quelli del 29%, il tasso di disoccupazione giovanile, come giustamente ha ricordato i telespettatori, e poi bisognerebbe analizzare, come spesso facciamo nei nostri pomeridiani, perché abbiamo
più ore di tempo, anche un altro serio problema che riguarda gli over 50, over 45, tutti i cassa integrati che si trovano nel nostro paese. Quindi insomma, il telespettatore dice non arriviamo neanche, io dico, alla terza settimana, tanti non arrivano neanche alla seconda settimana del mese. Gandolfi. È verissimo, la crisi è ancora presente e forse adesso sta manifestando i suoi segnali più eclatanti, sono molte le aziende, quindi anche i lavoratori in crisi, e proprio su questo argomento io segnalo che in provincia di Milano stiamo vivendo un caso molto molto serio e da un certo punto di vista quasi grottesco, nel senso che a essere a pericolo del loro posto di lavoro sono quei lavoratori che fanno parte dell'AFOL Milano, cioè l'agenzia che si occupa di fare la formazione di quei lavoratori in periodo di crisi, quindi di fatto quelli che si occupano delle crisi altrui. Ebbene, proprio 74 lavoratori dell'AFOL sono a rischio di perdere il posto di lavoro e 52 scade a maggio il contratto. Quindi è una delle questioni calde che stiamo affrontando in questi giorni in provincia. E a questo però io non posso dimenticare che in un periodo di crisi il ministro Maroni ha detto no all'election day, quindi separando la possibilità di votare i referendum insieme alle amministrative, che comporterebbe una maggiore efficienza e sicuramente una minore spesa per le casse dello Stato e quindi un risparmio dei soldi pubblici che tanto preoccupavano la Lega quando invece venivano utilizzati per la celebrazione del 150° dell'Unità d'Italia. Una contraddizione in termini: non volevano sprecare neanche un euro per la celebrazione del 150°, però poi quando si tratta di separare in modo inefficiente e costoso due appuntamenti elettorali, allora quello sì, quello è uno spreco di tanti milioni di euro a cui però loro sono pronti a mettere mano. Grazie, buona giornata. Ripeto, faccio la giornalista, quindi il mio compito è moderare, dare spazio alla voce insomma dei non cittadini scontato, no? Che vogliono intervenire, perché Canale Italia proprio da questo spazio loro ed è giusto insomma farli intervenire, dare la possibilità a ognuno di rispondere alle domande, di interagire insomma, di esprimere il proprio pensiero. Gandolfi, come rispondiamo al nostro telespettatore? Ma questo cittadino che dice lasciate lavorare Berlusconi, io vorrei far notare che Berlusconi è da 17 anni praticamente che è al governo di questo paese e le grandi, come dire, i grandi annunci che aveva fatto fin da quando era sceso in politica, come diceva lui, cioè ad esempio tagliamo le tasse. Sono 17 anni che aspettiamo che tagli le tasse. Lui in questi 17 anni ha semplicemente governato mettendo al primo posto i suoi interessi personali, delle sue aziende, dei suoi interessi economici, delle lobby che difende, che porta avanti. E quindi lasciatelo lavorare. Beh, che inizi a lavorare. Noi attendiamo di vedere che dalle parole passi ai fatti, così magari possiamo anche discutere prego, di contenuti. Il contenuto che abbiamo sul tavolo proprio da pochi giorni è quello della riforma della giustizia e certo come l'ha presentata Berlusconi non è un modo, come dire, che positivo. Lui ha detto con questo tipo di riforma, se ci fosse stata al tempo di Mani Pulite non ci sarebbe stato Mani Pulite. Beh, questo secondo me depone in modo negativo nei confronti di questa riforma. Mani Pulite è stato un passaggio importante per combattere la corruzione, non c'è riuscita fino in fondo perché è evidente, è all'evidenza di tutti, che ancora oggi c'è parecchia corruzione, ci sono infiltrazioni mafiose, ci sono mille problemi ancora da risolvere. E mi faceva anche piacere ricordare che all'inizio di questa trasmissione il collega della Lega aveva evidenziato alcune criticità che anche noi dall'opposizione abbiamo già segnalato rispetto a questa riforma, in particolare il fatto che si critica
la politicizzazione della magistratura, ma poi quando si va a riformare il CSM lo si rende più politico di quanto non lo fosse in precedenza. È terminato, io ringrazio e saluto. Partiamo da Filippo Barberis. Buona mattinata, mi raccomando, vada a controllarsi, tutto a posto comunque, si spera. Buona giornata. Grazie Barberis, ringrazio e saluto l'assessore Lucia Rizzi. Viva l'Italia. Ringrazio e saluto Luca Gandolfi per l'Italia dei Valori, consigliere provinciale, grazie. Buongiorno e viva l'Italia anche da parte nostra. Ringrazio e saluto per la Lega Nord Max Bastoni, grazie. Buongiorno e viva la Padania. Ecco che così abbiamo chiuso bene la nostra trasmissione, io vi ringrazio.